Insomma, inizia la partita tra il Terek Grozny, Premier League russa, e il Cagliari Calcio. Le formazioni: Terek Grozny, Gozir, Utsep, Semenov, Nenadi, Priev, Lebedenko, Piric, Ivanov, Isaev, Krozev, Ablaye. Allenatore Rakimov. Signore, un applauso forte per il governo del Sud, per il Cagliari. Il numero 30 Scolari, il numero 19 Pisacane, 23 Ceppichelli, 24 Capuano, 29 Murru, 20 Padaul, 8 Di Gennaro, 28 Ionita, 10 Joao Pedro, 32 Giannetti, 25 Sau, a disposizione Rafael, Crosta, Colombo, Oliveira, Russo, Kainz, Salomon, Tete, Munari, Deola, Pajak, Farias, Capello, Chop, allenatore Massimo Rastrastelli. Signore e signori, buon divertimento e in bocca al lupo alle due squadre. Amici del Cagliari Calcio, benvenuti a Peio, località di quasi 2.000 abitanti del Trentino Alto Adige in provincia di Trento, che ha ospitato il ritiro estivo, almeno la prima parte del ritiro estivo di De Sena e compagni per la seconda amichevole stagionale contro la formazione russa del Terek Grozny, formazione ospite allenata da Razit Rachimov, che ha concluso la stagione passata al settimo posto in classifica nel massimo campionato russo. Formazione russa che ha giocato in questo precampionato contro la Roma di mister Spalletti, perdendo per 3-2, quindi primo test vero, primo test importante per la formazione rossoblu allenata da Massimo Rastelli, che conclude questa sera, o meglio domani mattina, con l'ultimo allenamento mattutino il ritiro.
nella località trentina, per poi naturalmente ritrasferirsi in Sardegna con la seconda parte del ritiro in quel di Arizzo, che tanta fortuna ha portato nella passata stagione con la promozione dalla Serie B alla Serie A, con il primo posto in classifica storico della formazione rossoblù. Diamo naturalmente un'occhiata alle formazioni ospite che schiera tra i pali Gozjur, poi Utsiev, Semenov, Mohammadi, Pliev, Lebedenko, Piric, Ivanov, Kuziev, Grozav e Ablaye. Risponde il Cagliari di mister Rastelli, che schiera tra i pali Storari, 4-3-1-2, classico del tecnico rossoblù. Storari tra i pali con la maglia numero 30, a fascia da capitano al braccio sinistro, in assenza del vero capitano, naturalmente l'unico capitano della formazione rossoblù, almeno in questo periodo, vale a dire Daniele De Sena, che domani verrà operato ancora una volta per rimuovere le viti che ha ancora dentro la gamba dopo il brutto infortunio della scorsa stagione. Quindi Storari tra i pali, difesa a 4 con Pisacane a destra con la maglia numero 19, i due centrali sono Cepitelli e Capuano, maglia numero 23 per il primo, 24 per il secondo, maglia numero 29 per Nicola Murru sull'out di sinistra. In mezzo al campo c'è la novità Padoin con Ionita, maglia numero 20 per l'ex giocatore della Juventus e la maglia numero 28 per l'ex giocatore, l'ex centrocampista del Verona. In cabina di regia, naturalmente, manco a dirlo, c'è la conferma di Gennaro con la maglia numero 8 dopo la splendida stagione del scorso campionato. Dietro le punte agirà João Pedro con la maglia numero 10. Le due punte sono Marco Sau e Giannetti. Questo l'undici iniziale della formazione rossoblù. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara, il signor Pietro Paolo. I due assistenti sono Pappalardo e Baldelli. Tutto pronto qui in Val di Peio per, come vi ho detto, la seconda amichevole della formazione rossoblù contro un avversario di assoluto livello, vale a dire il Terek Grozny, per Giannetti e compagni. Arriva il calcio d'inizio, si parte, prima palla giocata dalla formazione russa. Il giro palla della formazione biancoverde in tenuta bianca, risponde il Cagliari con una maglia rossa, pantaloncino e calza blu. Adesso il lancio lungo sull'out di destra, dove Pisacane di testa va in anticipo sul diretto avversario. Primo fallo laterale della partita per la formazione ospite. Con le mani, pallone all'indietro, Pliev. Da Pliev verso Semenov. Ancora Semenov, il lancio lungo, palla intercettata dal numero 10 João Pedro in mezzo al calcio, anzi no, era Ionita. Calcio di punizione per la formazione rossoblù. Cepitelli gira verso Capuano col sinistro, sull'out di sinistra verso Murru. Ancora il Cagliari col possesso palla. Capuano di prima intenzione per Murru, palla giocata rasoterra ancora per Di Gennaro, di prima intenzione verso João Pedro sull'out di sinistra, palla messa in mezzo, Giannetti davanti all'estremo difensore, vale a dire Gozjur. Sciupa la prima occasione da rete. Sono trascorsi 1 minuto e 15 secondi in questa prima frazione di gioco. Subito pericoloso il Cagliari con Giannetti all'interno dell'area di rigore. Ottimo il servizio di João Pedro, ma ancora più bella l'apertura di prima intenzione. Sono queste le giocate del numero 8 rossoblù, vale a dire Di Gennaro. Giocate che hanno fatto innamorare i tifosi del Cagliari nella passata stagione. Murru anticipato di testa, pallone giocato ancora dalla formazione ospite. Palla dentro, Capuano disturba il diretto avversario, controlla che la sfera termini direttamente sul fondo, fermato a Blaye. Seguito di pubblico anche in questa amichevole, pubblico che ha sostenuto dall'inizio, dal primo giorno di ritiro, la formazione rossoblù. Formazione rossoblù che, come detto, domani abbandonerà il ritiro di Peio per ritrasferirsi in Sardegna. Ricordiamo anche i tanti acquisti della formazione cagliaritana messi a segno sino a questo momento dal presidente Giulini e dal direttore sportivo Capozucca. Parliamo di Padoin, classe 1984,
Bruno Alves, che è ancora in vacanza dopo gli europei, campione d'Europa con il Portogallo. Poi c'è Marco Pajac, il croato, che ha giocato in Slovenia nell'ultima stagione, classe 1993. C'è Jonita, ex Verona, come detto in precedenza, classe 1990. Il ritorno di Rafael come secondo di Marco Storari, anche lui nella passata stagione al Verona, poi in prestito col Cagliari. Adesso il ritorno, mentre parte João Pedro, ancora João Pedro, c'è libero Padoin, palla dentro di Padoin, di prima intenzione per Giannetti, non ci può arrivare Giannetti, palla che scivola sul fondo. Ancora rimessa in gioco dal fondo per Gozjur, l'estremo difensore russo. 0-0 il risultato, 3 minuti 30 secondi trascorsi in questa prima frazione di gioco. Altri tre giovanissimi acquisti, uno era in Sardegna anche nella passata stagione, non è riuscito il Cagliari a tesserarlo nella passata stagione, si è allenato con la primavera, vale a dire Joseph Tete, centrocampista ghanese, classe 1999, poi Luca Crosta, che arriva dal settore giovanile del Milan, un portiere di sicuro avvenire, classe 1998, e poi Vasco Oliveira, classe 2000, proveniente portoghese, proveniente dalla Benfica. Ancora Di Gennaro, c'è Giannetti, il pallone in mezzo, ancora deviato. Deviazione in calcio d'angolo per la formazione rosso-blu. Calcio d'angolo battuto, palla che arriva in mezzo alla conclusione, c'è il gol di Marco Sau che sblocca il risultato. Al minuto numero 5 di questa sfida il primo gol lo firma Patolino Sau con un sinistro da dentro l'area di rigore. Sau tenuto a riposo nei giorni scorsi, si è subito riscattato con il primo gol della formazione rosso-blu. Il vantaggio del Cagliari contro quello, come vi ho detto in precedenza, una formazione sicuramente pericolosa come il Terek Grozny, che qualche giorno fa ha perso 3-2 contro la Roma, stando però sempre in partita. Formazione russa che ha chiuso il proprio campionato nella passata stagione al settimo posto in classifica. Ancora il Terek, palla recuperata ancora da Jonita, poi persa ancora il Terek in posto palla, palla sull'out di sinistra dove c'è Pliev. La sovrapposizione, anzi è Mohammadi, non si capisce con il proprio compagno di squadra. Palla giocata da Grozav però che termina in fallo laterale per la formazione rosso-blu, vicino all'area di rigore, da porta difesa da Marco Storari. Ancora João Pedro, si procura lui un fallo laterale, avanza di qualche metro il Cagliari. Ancora il pallone giocato da Pisacane, l'ultimo a toccare secondo il direttore di gara è lo stesso giocatore con la maglia numero 19, un punto di riferimento per il tecnico Rastelli, uno dei suoi giocatori, lo ha confermato anche in questa stagione. È partito invece Antonio Balzano. Ancora Cagliari, ancora Di Gennaro di prima intenzione per Sau, si gira Sau, la sponda lì dietro per Cepitelli, avanza Cepitelli, giocata ancora tra le linee per Giannetti. Riparte subito la formazione russa con il numero 30 Grozav, cambio di gioco dalla parte opposta. Ancora il cambio di gioco, Grozav, ma c'è ancora la chiusura di Cepitelli che allontana la sfera, è recuperata da Pliev che mette in movimento il difensore centrale, l'altro difensore centrale vale a dire Semenov. Palla ancora sull'out di sinistra,
si accentra il numero 30 Grozav. Il pallone giocato ancora a rasoterra, sempre al limite dell'area di rigore, la finta del giocatore russo, palla fuori, il pressing del Cagliari con João Pedro, palla ancora nella zona centrale del campo, Pliev. Semenov recupera palla il Cagliari, può ripartire subito João Pedro, cerca di mettere in movimento Sau, ma palla intercettata, non si accorge Giannetti, palla recuperata ancora dalla difesa russa con Gozjur. Si abbassa a ricevere ancora il centrocampista Piriz. C'è libero il numero 19 Ivanov sull'out di destra, il giro palla ancora della formazione russa, palla centrale, Ivanov riceve in questo momento la sovrapposizione di Muhammadi, palla ancora recuperata da Storari che può rimettere in movimento Di Gennaro, posizione centrale, il controllo col sinistro, allarga verso Simone Padoin, il talismano, così viene chiamato soprattutto anche dai tifosi del Cagliari dopo il suo acquisto, talismano perché alla Juve effettivamente in queste stagioni ha portato tanta fortuna, ha vinto tutti i titoli di campione d'Italia con la formazione rossoblu degli ultimi anni. Ancora Pisacane, palla dentro di Pisacane che poi va in pressing, non riesce a recuperare la palla, ancora Cepitelli all'indietro per Storari, il controllo all'interno della propria area di rigore, 9 minuti e 20 secondi trascorsi in questa prima frazione di gioco, Cagliari 1, Terek Grozny 0, adesso Giannetti non riesce ad andare alla conclusione, palla recuperata ancora dall'estremo difensore Grozjur, Pliev. Il numero 13, vale a dire Muhammadi, sposta ancora il pallone, Semenov. Ancora palla nella zona centrale del campo. Il cross da sinistra, ancora Cepitelli, ancora ben posizionato il pilastro della difesa rossoblu. Poi Padoin all'indietro, l'ultimo tocco è del numero 13 Muhammadi, rimessa dal fondo per la formazione rossoblu. Ancora Murru cerca il compagno di squadra, non lo trova, c'è il pressing di Di Gennaro, ancora Cagliari in pressing, palla recuperata da Di Gennaro, poi il tocco di João Pedro, però palla ancora in fallo laterale. Fallo laterale già rimesso in gioco, ancora formazione russa che gira sull'out di sinistra dove c'è il numero 30 Grozav. Cagliari ancora in ripiegamento difensivo. Adesso il cambio di gioco intercettato ancora da Simone Padoin, lascia la sfera a Di Gennaro col sinistro all'indietro per Capuano, di prima intenzione verso Cepitelli, il controllo dell'ex giocatore del Bari, ancora Cepitelli. Dai ragazzi, su. Cepitelli sposta la sfera verso Pisacane, si allunga il pallone Pisacane, non c'è il fallo, può ripartire il Terek Grozny, palla del numero 30 Grozav, il più pericoloso della formazione russa, c'è il fallo di Cepitelli, calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Diamo un'occhiata anche alla panchina della formazione rossoblu. Subito dopo questo calcio di punizione sul punto di battuta il numero 30 Grozav. Dai Marco! Storari posiziona tre giocatori in barriera. Parte Grozav, pallone che gira ma non si abbassa, tre uomini in barriera, Di Gennaro, João Pedro e Sau per Marco Storari,
uno dei veri leader di questa squadra. Si dice un gran bene anche in questa stagione del gruppo costruito da Massimo Rastelli e dalla società rossoblù. Ancora Storari, allarga però male verso Pisacane. Pisacane vince il contrasto, palla giocata verso Padoin. Padoin dentro per il numero 25 Sau. Anzi no, sì, verso il numero 25 Sau, che prende posizione, già giocato il pallone. Capuano, Cepitelli verso Pisacane, c'è libero di Gennaro, ancora di Gennaro di prima intenzione per Padoin, che però viene anticipato, riparte così il l'onnipresente Grozav, però ancora il Cagliari, giro palla, Pisacane, c'è libero Padoin, riceve in questo momento di Gennaro, ancora il Cagliari in possesso palla. Diciamo, diamo un'occhiata agli applausi anche dalla tribuna del campo sportivo di Celledizio di Peio, dove sta andando in scena la seconda amichevole stagionale della formazione rossoblù. La prima amichevole ha visto il Cagliari battere il Pieve di Bono per 16-0, un doppio parziale di 8-0 tra primo e secondo tempo. Mattatori dell'incontro con tre gol, João Pedro e Deiola, doppiette per Giannetti, Pajac e Cappello, un gol a testa. La testa per Tetè, di Gennaro Farias e Chop. Ecco, una delle tante novità del Cagliari di questa stagione è proprio l'attaccante, che ha fatto il rientro nel roster rossoblù. Diamo un'occhiata alla panchina, c'è Raffael con la maglia numero 1, con la maglia numero 12 Crosta, con la maglia numero 22 Colombo, Vasco Oliveira con la maglia numero 3, Russu, che lo scorso anno era in prestito al Lumezzane, giocatore però di proprietà del Cagliari. Adesso Giannetti a tu per tu con l'estremo difensore Gozur, si fa fermare, può ripartire subito la formazione russa. Cagliari pimpante, Cagliari che sta trovando però le giuste geometrie per arrivare in porta con facilità, soprattutto grazie al sinistro magico del numero 8 di Gennaro, vero punto di riferimento di questa formazione. Dicevo, in panchina il giovane Russu, classe 1995, Marco Russu, di ritorno dal prestito al Lumezzane, giocatore nato a Sassari. Insieme a lui Krainc, Salamon, Tetè, Munari, Deiola, Pajac, Diego Farias, il capocannoniere della scorsa stagione del Cagliari, Cappello e Chop. Questa è la panchina della formazione di mister Rastelli. Ancora Cepitelli, Cagliari che mette in evidenza un ottimo possesso palla, Cagliari che non butta mai un pallone, almeno sino a questo momento dell'incontro. Ancora Di Gennaro, il lancio di Gennaro per Giannetti, esce di testa addirittura dalla propria area di rigore Gozur, palla spedita in fallo laterale ancora per il Cagliari. 16 minuti trascorsi in questa prima frazione di gioco, Cagliari 1 Terek Grozny 0, grazie al gol messo a segno da Marco Sau dopo 5 minuti, con un bel sinistro all'interno dell'area di rigore, non ha lasciato scampo all'estremo difensore russo. Ancora Cepitelli, allarga per Pisacane di prima intenzione, ancora Padoin all'indietro per Pisacane. Ancora Capuano, palla dentro per Murru, è ottima la palla verso Sau, prova il tocco sotto, poi la seconda conclusione, quella di João Pedro, viene respinta ancora dall'ottimo Gozur, che sta tenendo veramente in piedi la formazione ospite con ottimi interventi. Ancora palla dentro l'area di rigore, Sau, la palla arriva a Padoin, il sinistro che sfiora il palo, alla destra dell'estremo difensore Gozur, sfiora ancora il gol il Cagliari. Gli applausi sono tutti per la formazione rossoblù, ma nella fattispecie per Simone Padoin, vicinissimo al gol del raddoppio. Padoin, più forte di voi! Questo è l'inizio preparazione.
Ancora l'intervento in fase difensiva del Cagliari, fallo laterale per la formazione rossoblu con le mani Murru. Nicola Murru che dopo un periodo non facilissimo con la formazione cagliaritana ha ritrovato il suo posto da titolare, ha ritrovato soprattutto lo smalto necessario per giocare anche in questa stagione, per giocarsi soprattutto anche in questa stagione la possibilità di essere un punto di riferimento, un punto fisso della formazione allenata da Restelli. Ancora Joe Pedro, il dribbling tentato al limite del rigore fermato ancora dalla difesa della formazione russa che poi allarga sull'out di destra. C'è il fallo commesso da Giannetti che chiede subito scusa al diretto avversario. Ancora Pliev, mentre tuona qui in Trentino Alto Adige. Ancora Ivanov allarga. Palla giocata all'indietro per Pliev verso l'estremo difensore Goziur, il controllo all'interno della propria area di rigore. Ancora Goziur, l'ultimo tocco è del giocatore del Terek, palla che finisce in fallo laterale, lo controlla Murru, lo rimette subito in gioco con le mani verso Capuano, da Capuano per Cepitelli. Ricordiamo che Cepitelli e Capuano sono una coppia affidabilissima, almeno dopo la passata stagione. Capuano può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro come ha fatto nel campionato di Serie B, ma ricordiamo che il Cagliari quest'oggi in panchina giocatori come Salamon, reduce dal campionato europeo con la Polonia, ma lo stesso Krajinc, nazionale under 21, ma soprattutto aspetterà il rientro dalle vacanze di Bruno Alves, giocatore esperto proveniente dal Fenerbahçe, che è il campionato turco, che si è appena laureato campione d'Europa col Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un tassello importante messo dentro dalla dirigenza rossoblu per puntellare un reparto che naturalmente avrà bisogno di cattiveria agonistica, e Bruno Alves ne ha da vendere, ma soprattutto di tanta tanta esperienza per il campionato di Serie A. Ancora Cagliari con Capuano, gli si fa vicino Di Gennaro, palla allargata verso Nicola Murru, ancora Murru per Capuano, il controllo c'è libero Padoin, gli si fa incontro, non riceve. Adesso l'errore in fase difensiva, ma c'è il recupero in scivolata ancora di Luca Cepitelli, ancora Cagliari che cerca di giocare il pallone in fase offensiva, ma c'è il fuorigioco di rientro. Gli applausi per Cepitelli. Adesso il numero 55, vale a dire Lebedenko. Ivanov palla dentro, ma ancora Cepitelli. Non ci pensa due volte, pressato all'interno della propria area di rigore, palla in fallo laterale, gli applausi. Riparte Pliev. Adesso Piric all'indietro per Semenov. Ivanov allarga verso l'out di sinistra dove c'è Muhammadi, il cross respinto ancora da Pisacane, fallo laterale per la formazione del Terek Grozny. Ancora formazione russa in posto palla. Adesso palla sull'out di destra, c'è il cross allontanato ancora da Capuano nei piedi di Di Gennaro che mette subito in movimento Giannetti, che però viene fermato dalla difesa russa. C'è il pressing di João Pedro. Ivanov allarga sull'out di destra dove c'è Uziev. Ancora Uziev in pressing, João Pedro col petto mette giù, allarga. Ancora Ionita, João Pedro, la giocata, poi viene fermato in fallo laterale, in scivolata, ma c'è il fischio del direttore di gara.
Calci punizione per la formazione rosso-blu. Bravo Marcone! 22 minuti, 45 secondi trascorsi in questa prima frazione di gioco. Cagliari 1, Terek Grozny 0. Il gol dopo 5 minuti messo a segno dal bomber Marco Sau. Ancora il controllo di petto di Mohammadi. Non riesce però Sau nell'intervento. Ancora il terzino sinistro, il laterale sinistro della formazione russa, allenata da Rakimov. E ancora João Pedro. Gioca per Sau. Ancora Sau, c'è il fallo su Sau di Mohammadi. Adesso Padoin gioca all'indietro verso Capuano. Ancora Cagliari, ancora Capuano. Si avvicina a Padoin, che prende anche il posto di Di Gennaro molto spesso per andare a giocare il pallone. Giocatore di assoluta personalità, l'ex giocatore di Atalanta e Juventus. Ancora il fallo, calcio di punizione per il Cagliari. Palla dentro. Ancora Sau sbaglia il primo controllo, poi c'è il fallo. Il contatto di Pisacane. Hanno spostato la piscina, Si riparte con la rimessa in gioco del Cagliari. La finta di Di Gennaro, ancora Di Gennaro. Palla dentro per João Pedro, non riesce nel controllo. Tenta anche il palleggio per mantenere il pallone sul rettangolo di gioco, che però termina in fallo laterale. Già rimesso in gioco dalla formazione russa. Ancora la sovrapposizione di Mohammadi. Scarica su Lebedenko, ancora Mohammadi, palla dentro per Ablaye, dentro l'area di rigore, non riesce a fermarlo Cepitelli, ancora formazione russa che sfiora il gol, ma c'è la deviazione in calcio d'angolo per la formazione ospite. 25 minuti, 30 secondi, 1-0 ancora per il Cagliari. Sul punto di battuta arriva Grozav. Ancora pallone sul primo palo, prolungato di testa. Può ripartire il Cagliari. Di Gennaro non riesce ad intervenire sul pallone. Fallo laterale ancora per i russi. Ancora pallone all'indietro per Pliev. Cambio di gioco per Mohammadi. Cerca e trova il numero 21 Kuziev. Poi palla che arriva tra le braccia, anzi neanche le braccia, di Marco Solari, che la controlla all'interno della propria area di rigore. Porta il pallone all'altezza del dischetto. Poi lo gioca corto su Cepitelli. Ancora Cepitelli per Storari, fa girare Storari per Capuano. Arriva Di Gennaro, il controllo, poi ancora pallone morbido tra le linee. João Pedro, il colpo di tacco, Sau. Arriva di gran carriera Pisacane, che tenta anche l'intervento in scivolata. Effettivamente rischioso l'intervento di Pisacane. Calcio di punizione in favore della formazione ospite. Ancora Sau in pressing. Ottima la giocata di João Pedro. Col tacco. Ancora Terek in possesso di palla. Sfera che viene allargata sull'audi destra, dove c'è Uziev. Il cross Storari fa sua la sfera, si accascia. La può rimettere in movimento, lo fa con le mani verso Nicola Murru sull'audi sinistra. Il controllo di Murru, mette giù la sfera, ancora all'indietro per Capuano. Di Gennaro si abbassa nella linea dei difensori.
davvero playmaker, riceve ancora Di Gennaro per uscire poi dalla morsa ovviamente della centrocampo avversario, palla giocata tra le linee per Padoin, dentro per Sawil, contro di Sau, scarica per Pisacane, ancora Pisacane per Sau, ancora lo scambio tra i due, sempre di prima intenzione, ancora Sau lì dietro per Di Gennaro che poi viene però fermato al limite della rigore, può ripartire il Terek Grozny, l'intervento in scivolata di João Pedro, gli applausi per il numero 10 rosso-blu Di Gennaro. Ancora Cagliari. Di Gennaro di prima intenzione. Ancora Ionita all'indietro, Capuano, Cepitelli. Sempre Di Gennaro nel mezzo del gioco. Il lancio intercettato di testa, spedito nella zona dove sta agendo Nicola Murru con le mani. Controlla che la sfera termini sul fondo, in fallo laterale. Con le mani per Sau. Ancora formazione russa, pallone che però è terminato in fallo laterale. Ancora Cagliari in zona d'attacco, il controllo di Sau, ancora il fallo laterale per la formazione russa. Ancora la palla dentro l'area di rigore, prolungata di testa, poi arriva Pisacane al limite dell'area, pallone all'indietro. Ancora Cagliari, si torna dalle parti di Storari, il controllo fuori dalla propria area di rigore, il rilancio lungo di Marco Storari. La zona dove Murru può colpire di testa, João Pedro allarga per Padoin, arriva la sovrapposizione di Pisacane, ancora Padoin si accentra, Padoin palla dentro per João Pedro. Pallone ancora allontanato, ma arriva la calamita di Gennaro, ancora il Cagliari in fase d'attacco con Padoin. Già rimesso in gioco Pisacane. Palla centrale per Capuano, la fa sfilare. Si torna dalle parti di Storari, il controllo. Ancora Storari, il lancio lungo, troppo lungo. Non ci può arrivare Padoin. Palla che termina in fallo laterale. Ancora Terek in possesso di palla. Pressing alto del Cagliari. Arriva Ionita. Cagliari che non recupera palla ma che esercita un ottimo pressing, per dire che comunque è la seconda amichevole stagionale, sicuramente un Cagliari pimpante, un Cagliari in palla. Ancora Ionita lì dentro. Ancora possesso palla per Cepitelli, Capuano, Murru. Il Cagliari non butta via un pallone. Ionita alla sponda per Capuano, si avvicina a Padoin, ancora Padoin, è lui che sostituisce Di Gennaro quando il playmaker rosso-blu si sposta o comunque si alza di qualche metro. Ancora Di Gennaro, lancio per Giannetti, intercettato però di testa dalla difesa russa, ancora fallo laterale, 31 minuti 40 secondi sono trascorsi in questa prima frazione di gioco, ancora Cagliari in vantaggio grazie al gol messo a segno da Marco Sau dopo 5 minuti. Pisacane, João Pedro, il controllo, la finta, ancora il palloggio, ancora João Pedro. All'indietro per Storari, di prima intenzione per Capuano. Ancora palla dentro per Padoin, troppo corta, non riesce il nuovo acquisto del Cagliari a recuperare il pallone, ci pensa invece il solito Luca Cepitelli. Adesso Di Gennaro, Ionita all'indietro, Capuano, pallone per Cepitelli, ancora il Cagliari, d'applausi questo disimpegno
Pisacane per Padolina, ancora Pisacane. Ancora il Cagliari di Murru. Ancora palla centrale per João Pedro, che però viene fermato. Può ripartire così il Terek Grozny, ma viene fermato subito da Di Gennaro. Ancora Di Gennaro, palla dentro per Giannetti, palla poi allargato, palla allargata sull'out di sinistra, ma c'è il fuorigioco. Ancora il numero 30 Grozav. Adesso il cambio di gioco da parte opposta, dove arriva in sovrapposizione Uziev. Palla giocata ancora per il numero 40 russo, maglia bianco-verde per la formazione ospite. C'è il contatto ma non c'è il fallo secondo il direttore di gara. Ancora Di Gennaro, c'è Pado in libero che riceve. Capuano, ancora di prima intenzione. Storari non può rischiare il controllo, deve calciare di prima intenzione. Adesso c'è il fallo di Giannetti nella linea mediana del campo. Calcio di punizione per il Terek. Ancora Terek Grozny in possesso palla. Ricordiamo che il Cagliari ha ceduto per fine prestito o a titolo temporaneo o comunque definitivo alcuni giocatori che hanno fatto parte della passata stagione e non solo, come Alessio, i portieri Alessio Cragno e Simone Colombi, finito il primo in Serie B con la neopromossa Benevento e il secondo in Serie A col Carpi. I difensori Antonio Balzano dato al Cesena, Simone Benedetti alla Virtus Entella e Dario Del Fabbro al Pisa, così come Santiago Colombato l'argentino messosi in luce nella scorsa stagione tra primavera e prima squadra. Finita la corte anche lui di Gennaro Gattuso, è tornato al Torino per fine prestito Barreca, mentre Cinelli è finito al Chievo Verona in Serie A con... sempre a Verona, però sponda Hellas, è finito Marco Fossati. Teglio e Cerri sono rientrati per fine prestito alla Juventus. Teglio è stato girato all'Empoli in Serie A, Cerri in Serie B alla Spal, e poi Victor Ibarbo, il colombiano, che è finito al Panathinaikos. Queste le cessioni, a parte naturalmente tutta una parte del gruppo della primavera dello scorso anno che ha ben figurato, allenata da Max Canzi. Tanti i giocatori finiti all'Olbia, Olbia che aspetta il ripescaggio in Lega Pro per la loro prima esperienza, ma tanti anche i giocatori finiti ovviamente oltre la Sardegna, come Arca per esempio. Ancora João Pedro, il palleggio di Sau, ha tentato di imbucare subito per Giannetti, poi ha cambiato idea, ancora Giannetti che però perde il contrasto, palla recuperata ancora dal Terek Grozny. Il lancio lungo, ma ci dovrebbe essere il fuorigioco, così è, del numero 17 Ablaye. Calcio di punizione ancora per la formazione rossoblu. Ancora Cagliari, Di Gennaro, il controllo. Ancora Di Gennaro per Nicola Murru, all'indietro per Capuano, ancora il possesso palla della formazione rossoblu, palla dentro, c'è l'intervento deciso del numero 40 Uziev. Ionita non ci pensa minimamente di mettere il piede. È giusto così, visto e considerato che siamo nel precampionato. Ancora Cagliari, ancora Di Gennaro, la sponda di prima
per Capuano, il controllo con la testa, mette giù la sfera, adesso Murru, ancora Murru, il lancio lungo in verticale verso il numero 25 Marco Sau, palla spedita ancora in fallo laterale per la formazione rossoblu, il controllo ancora di Capuano, col sinistro cerca e trova Luca Cepitelli. Ancora Terek Grozny, posizione centrale, allarga sull'out di sinistra, c'è libero Muamadi, riceve in questo momento ancora all'indietro per il numero 5 Pliev, palla centrale allargata sull'out di destra, arriva Uziev, il cross del numero 40 completamente sbagliato, palla che termina sul fondo. Sono 38 i minuti e 40 secondi in questa prima frazione di gioco. Cagliari 1, Terek Grozny 0. Ricordiamo il gol del vantaggio grazie a Marco Sau dopo 5 minuti di gioco. In girata col sinistro all'interno dell'area di rigore della formazione russa. Marco Sau che entra subito prepotentemente nel tabellino dei marcatori, la stagione del riscatto, lo ha detto, lo ha dichiarato anche lui in questo precampionato, spero di stare bene, spero di non avere infortuni per potermi riscattare, nella scorsa stagione comunque è andato in doppia cifra. Naturalmente il gol più importante, il gol che verrà ricordato da tutti, ha sempre abituato bene i tifosi del Cagliari con gol spettacolari, ma quello in rovesciata l'ultima giornata ha regalato e ha dato il primato alla Cagliari con una promozione storica della formazione del presidente Giulini. Ancora Uziev, pallone all'indietro, palla giocata centralmente, c'è il solito Muamadi che porta palla, riceve dopo lo scambio col numero 30 Grozav, ancora Muamadi, lo controlla Pisacane, cerca il fondo, adesso c'è l'intervento in scivolata di Padoin, ma ancora Russi che mantengono il possesso palla, ancora palla fuori Piriz, poi il pallone messo dentro l'area di rigore, ancora Pisacane che non è altissimo però ha abituato i propri tifosi a grandissimi colpi di testa, grandissimi gesti atletici, giocatore che può fare benissimo due ruoli, sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, come sta facendo oggi come esterno basso di destra. Ancora Terek in posto palla, ancora l'ennesima sovrapposizione di Muamadi, una spina nel fianco costante della formazione rosso-blu. Ancora un cross, pallone che scivola via, non viene agganciato da nessun giocatore della formazione russa, termina in fallo laterale dalla parte opposta del campo. Ancora Murru con le mani e si fa incontro di Gennaro, c'è Ionita, pallone invece lungo, ancora fallo laterale per il Cagliari, arriva ancora Nicola Murru. Saranno tanti cambi nella ripresa. Ancora Pisacane, il controllo di Cepitelli. Capuano per Murru. Ancora palla dentro per Giannetti, il controllo Ionita. Palla per Di Gennaro, ancora Di Gennaro di spalle, non viene pressato forte. Poi Capuano. Da Capuano per Padoin che trova sempre il tempo giusto e la posizione giusta nel centrocampo a tre della formazione rosso-blu. Ancora Giannetti, c'è il contatto, il fallo su Giannetti, calcio di punizione per il Cagliari. Calcio punizione per la formazione rosso-blu.
Si aspetta il pallone, arriva in questo momento, giocato all'indietro per Capuano, c'è Cepitelli libero, arriva però per la sfera su Pisacane, ancora Pisacane, palla dentro, Padoin, il controllo, si gira, ancora all'indietro per Capuano, di prima intenzione per Nicola Murru, il controllo dell'esterno sinistro della formazione di Massimo Rastelli, ancora palla dentro, sbagliata però dal Cagliari, può ripartire così la formazione rossoblu, ancora Padoin. Il lancio lungo, Giannetti mette giù la sfera, ma c'è il fuorigioco, si era liberato molto bene del diretto avversario, vale a dire Pliev, col secondo controllo, palla però troppo lunga, già rimessa in gioco, ancora un uomo di controllato da Pisacane, c'è il raddoppio di Padoin, Ivanov dalla parte opposta, arriva Uziev. Esterni del Terek Grozny che lavorano moltissimo in questa prima fase di gioco, il cross lungo per Ablaye, ma arriva Mohammadi dalla parte opposta, mantiene il possesso di palla, anzi non è Mohammadi ma è Ivanov, ancora Ivanov, palla dentro, intercettata da Pisacane, di Gennaro per Cepitelli, ancora il pressing, Cepitelli per Pisacane, porta palla Pisacane, c'è il contatto, il fallo sul numero 19 il rosso-blu, calcio di punizione per il Cagliari. Un minuto al 45esimo, vedremo se il direttore di gara, il signor Pietro Paolo, assegnerà minuti di recupero per questa prima frazione di gioco. Ancora Murru, all'indietro per Capuano, il controllo di Capuano, pallone ancora all'interno della rigore per Luca Cepitelli, il controllo. Palla sull'audi destro, Padoin di prima intenzione, palla però recuperata dalla formazione russa, ancora palla dentro, c'è il controllo, arriva Di Gennaro, non riesce a recuperare palla, lo fa invece Sau che porta palla, il dribbling di Sau può allargare su Ionita, gli applausi sono tutti per Marco Sau, adesso palla dentro però intercettata dalla difesa del Terek Grozny. Ancora il numero 30 Grozav, c'è il fallo di Giannetti. Calcio e punizione già battuto. Un minuto di recupero. Ancora la conclusione col sinistro dal limite dell'area di rigore. Gesto d'intesa per Marco Storari, palla che termina sul fondo, sono invece meno i secondi che ha dato il direttore di gara, sono 30 secondi in più per questa prima frazione di gioco, si va al riposo col risultato di 1-0 per la formazione rossoblu grazie al gol messo a segno da Marco Sau dopo 5 minuti di gioco, si aspetteranno naturalmente i cambi, si aspetterà la ripresa del gioco, adesso noi andiamo in pausa, quindi restituisco la linea alla regia.
Bentornati a Peio per la ripresa dell'amichevole tra il Cagliari Calcio e il Terek Grozny. Ricordiamo che la prima fase di gioco si è conclusa con il parziale di 1-0 grazie al gol messo a segno da Marco Sau. Un saluto ancora in presa diretta ad Alessandro Carta con il supporto naturalmente del Cagliari Calcio e di Eia TV per questa amichevole dopo la prima contro il Pieve di Bono con il risultato concluso. Con il risultato di 16-0, adesso il Cagliari affronta una formazione più ostica, un impegno sicuramente più difficile sulla carta contro la formazione russa. Ricordiamo che la scorsa stagione ha concluso al 7° posto in classifica nel massimo campionato russo, quindi sicuramente una formazione molto più attrezzata rispetto al primo test, formazione che nel precampionato ha sfidato anche la Roma di mister Spalletti, Roma che dovrà fare i preliminari di Champions perdendo con il risultato di 3-2. Riparte in questo momento la gara. Riparte in questo momento la gara con il Cagliari ancora in posto palla. Vediamo subito i cambi effettuati da mister Rastelli: fuori Pisacane, Cepitelli, Capuano, nel reparto difensivo dentro Salamon, Krajinc e De Jola, mentre Di Gennaro lascia il posto a Munari, Giannetti e Sau lasciano il posto a Farias e Chop. Adesso da capire la posizione di Simone Padoin, che con molta probabilità scalerà nella linea dei difensori con ovviamente l'inserimento di Alessandro De Jola in mezzo al campo. Ancora Krajinc all'indietro per Storari di prima intenzione verso Salamon. Ancora la palla dentro, Farias gioca il primo pallone, però riparte la formazione russa. È arrivato anche il presidente Giulini in tribuna. Potete sentire naturalmente i commenti in presa diretta del pubblico che assiste a questo incontro. Pubblico che ha tanto entusiasmo, che sta sostenendo la formazione rossoblu dal primo giorno di ritiro. Ancora Terek in possesso palla, pallone troppo lungo, si ripartirà con la rimessa dal fondo. Anzi, fallo laterale. Fa laterale per la formazione rossoblu. Ancora il Cagliari. Bravo Ionita. Ancora Ionita che cerca di contendere il pallone al diretto avversario, pallone allargato. C'è il pressing di De Jola. Ancora Terek in possesso di palla. Come vi dicevo, Padoin fa l'esterno basso di destra, è lui adesso che dopo il controllo esce, palla al piede, affrontato da due avversari, c'è il contatto, calcio e punizione per la formazione cagliaritana. Sul punto di battuta il numero 26 Munari. Adesso sbaglia ancora la formazione rossoblu, fallo laterale regalato al Terek Grozny vicino all'area di rigore, difesa da Marco Storari. Ancora fallo laterale per la formazione ospite. Messa in gioco con le mani per il numero 40 Utsiev. Ancora Utsiev fermato. Ancora dalla difesa rossoblu. Utsiev il controllo, poi il cross col sinistro. Salamon di testa allontana. Il pressing di Chop.
Ancora il cambio di gioco di Semenov dalla parte opposta del campo, riparte così la formazione ospite, ancora un lancio lunghissimo a cambiare completamente il gioco, palla troppo lunga che termina in fuori laterale, può arrivare Nicola Murru per rimettere in gioco la sfera con le mani. Cinquantesimo minuto, quindi quinto minuto di questa sfida, quinto minuto della ripresa naturalmente di questa sfida. Ancora la palla di prima giocata da Diego Farias, Padoin, Salamon, ancora scarica su Padoin, c'è Krajnc libero, riceve, dai Luca, ancora da Krajnc per Murru, palla centralmente ancora per Salamon, il giocatore polacco, poi la palla di ritorno per Salamon, non è precisa, c'è la conclusione del numero 17 Ablaye, mentre in porta ha preso il posto di Storari l'estremo difensore brasiliano Rafael. Terek pericolosissimo, ancora un calcio d'angolo, Salamon allontana, poi c'è la conclusione, colpito da Lebedenko, il proprio compagno di squadra che era a terra all'interno dell'area di rigore della formazione rossoblu, palla che termina sul fondo, un'altra azione che sfuma per la formazione ospite, si ripartirà con la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore Rafael De Andrade Bittencourt, classe 1982, brasiliano proveniente dal Verona, dopo la mezza stagione col Cagliari dello scorso campionato. Ha fatto ritorno al Verona, ma una parentesi veramente breve all'ombra di Giulietta per rientrare subito con la formazione rossoblu. Si rialza il numero 28, vale a dire Ionita, colpito in precedenza. De Jola, centrocampista interno di sinistra, ancora Krajnc, mantiene il posto di palla ancora il Cagliari, Murru, c'è De Jola sulla sua verticale, ancora Murru, ancora ottima la giocata di Murru, poi Krajnc sbaglia il tocco, ultima deviazione però è della gli attaccanti del Terek Grozny, fallo laterale ancora per la formazione rossoblu, ritmi bassi in questa ripresa, naturalmente c'è stanchezza per tutti coloro che erano in campo anche nei primi 45 minuti e c'è da prendere confidenza per gli altri che sono appena entrati. Ancora fallo laterale già battuto dal Terek Grozny, 1-2 ottimo con il positivissimo Muhammadi, uno dei migliori in campo nella prima fase in gioco per la formazione allenata da Rakimov. Ricordiamo anche gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti per la formazione rossoblu. Adesso il Cagliari si allenerà domani mattina qui a Peio, ultimo allenamento di questa prima parte di ritiro, poi farà il suo rientro in Sardegna. Ricordiamo che sono assenti Capitan De Sena e Melchiorri, che sono i due reduci dai brutti infortuni della scorsa stagione. De Sena domani avrà l'altra operazione per rimuovere le viti dopo l'intervento kamikaze del giocatore del Brescia in trasferta nel campionato scorso, che gli ha interrotto l'ottimo campionato che stava disputando il capitano, il punto di riferimento del centrocampo ma anche dello spogliatoio rossoblu. De Sena che si è allenato duramente in questo periodo, De Sena che sta già andando a regime, sta disputando un ottimo precampionato, ma naturalmente dovrà rimettersi in condizione per
per essere pronto ad agosto, all'inizio, all'avvio del campionato che ricordiamo inizierà il 21 di agosto. Domani ci sarà il sorteggio per il turno di Coppa Italia, dopodomani invece il sorteggio del calendario del massimo campionato di Serie A, la partenza il 21 agosto, fine campionato previsto per il 28 di maggio. Adesso calcio d'angolo per il Cagliari, il movimento all'interno dell'area di rigore, pallone sul secondo palo, esce Gozziur, fa sua la sfera, rilancio lunghissimo, ancora il colpo di testa della difesa rossoblu, poi De Iola per Farias, palla dentro per Chop, il tocco di Chop non riesce a servire. Non riesce a servire João Pedro, arrivano i consigli anche dalla tribuna del campo sportivo di Celledizio di Peio. Consiglio riferito e rivolto soprattutto a Diego Farias da parte di un piccolo tifoso rossoblu. Accento non proprio tipicamente sardo, per cui tanti sostenitori anche non isolani per la formazione cagliaritana. Ancora Cagliari in posto palla, Krajnc cerca e trova Salamon, ancora Krajnc, c'è il pressing della formazione ospite, il lancio lungo nella zona dove agisce Diego Farias che però non può intervenire, ancora il controllo di Uziev, ennesimo lancio di Semenov, ancora Cagliari in fase difensiva, ottimo ancora l'intervento del numero 28 Ionita che in questa ripresa si è spostato sul centro-destra lasciando il centro-sinistro a De Iola, Munari in posizione centrale nel centrocampo a tre con João Pedro, trequartista, e le due punte sono Diego Farias e Chop. Ancora Rafael rischia il passaggio al limite, palla recuperata ancora al limite dell'area di rigore, la conclusione, l'intervento ancora in fase difensiva da parte di Munari che riceve gli applausi dalla tribuna qui del campo di Peio. Ancora Munari, la finta termina in foro laterale, la sfera toccata per ultimo da un giocatore del Terek Grozny. Dicevamo appuntamenti del Cagliari, ricordiamo che naturalmente rientrerà in Sardegna per poi presentare il 24 sera alle ore 19 in corso Vittorio Emanuele. Ci sarà la presentazione delle nuove divise da gioco, delle nuove maglie griffate Macron per la formazione rossoblu. Naturalmente i modelli che si presteranno per la presentazione della nuova maglia sono Simone Padoin, Marco Storari, Marco Sau e Arthur Ionita. Salamon di testa all'interno dell'area di rigore, non esce l'estremo difensore, non esce l'estremo difensore Rafael, Salamon di testa svetta più in alto del numero 17 Ablaye, palla giocata ancora dalla Cagliari, De Iola, il controllo di Murru, João Pedro di prima intenzione col tacco, non riesce però a recuperare la sfera, era distante Diego Farias, palla ancora giocata dal centrocampo russo, siamo sulla tre quarti rosso-blu, il lancio lungo dalla parte opposta sull'out di destra, il controllo si accentra, la finta ancora, il tocco morbido, Rafael chiama la sfera, la fa sua, non riesce a rimettere subito in gioco il pallone, lo fa con le mani in questo momento verso Simone Padoin, palla in verticale, ancora Ionita, il controllo, palla ancora dentro per Chop che però viene fermato dal diretto avversario, riparte così la formazione ospite. Siamo entrati nel 14° minuto di gioco. Ricordiamo che il ritiro di Arizzo inizierà il 24 sera, partirà la comitiva subito per Arizzo, a seguire i quattro giocatori
i quattro giocatori che presenteranno le divise, come detto in precedenza, a Pado in Storari, Sau e Ionita, raggiungeranno la comitiva direttamente ad Arezzo, sempre in serata, ma gli appuntamenti più importanti sono per giovedì 28 luglio ad Arezzo, ore 17.30. Il Cagliari ospiterà la Pistoiese per un altro step, un altro tassello da aggiungere a questa preparazione. Il 31 di luglio invece appuntamento allo stadio Santeria di Cagliari, mentre adesso esce Joao Pedro. Ed è entrato il numero 33, Pajak. Vediamo Marco Pajak, classe 1993, proveniente dal Celje in Slovenia. Un giovane centrocampista mancino, di belle speranze anche lui, è uno sul quale ha puntato il DS Capozzucca. Vedremo la qualità di questo centrocampista. Ancora il lancio lungo, Padoin in fase difensiva, ancora Padoin non lascia spazio al diretto avversario, ancora palla al limite dell'area di rigore, Muhammadi fuori, può provare la conclusione il giocatore del Terek Grozny, pallone invece all'indietro, c'è il pressing di Chop e Farias, pallone giocato con i piedi da Gozur. Adesso Murru è solo, fa sfilare la sfera direttamente sul fondo. Diciamo domenica 31 luglio appuntamento allo stadio Santeria per il triangolare trofeo Goleador, appuntamento importantissimo per i tifosi del Cagliari, perché contro la formazione rosso-blu ci saranno, andranno in scena l'Olbia, targato Alessandro Marino, quindi presidente della formazione olbiese, con tante vecchie conoscenze della formazione cagliaritana come Andrea Cossu in primis, e poi il Crotone, ne ho promosso in Serie A col Cagliari nella passata stagione, Crotone che ha chiuso il campionato al secondo posto, scavalcato proprio dalla formazione rosso-blu. Mentre mercoledì 10 agosto ancora appuntamento allo stadio Santeria, ore 20:45, il Cagliari sfiderà la formazione tedesca dell'Amburgo. Adesso pronti ad entrare il numero 24 e il numero 95, vale a dire il numero 24 della formazione russa, non è stato dato in elenco, mentre esce il numero 55, Lebedenko, mentre il numero 95 che entra è Mitrishev. Ancora Farias, perde però il pallone, giocato ancora al centro del campo. Ionita insegue il diretto avversario, ancora Terek Grozny, c'è il disimpegno ancora di Ionita e Padoin, calcio d'angolo per la formazione ospite. Adesso ancora calcio d'angolo confermo che il numero 24 però non risulta nell'elenco della formazione ospite. Ancora calcio d'angolo, palla sul secondo palo, non ci arriva Padoin di testa, palla che scivola via in fallo laterale. Si gioca veramente poco, si gioca poco, adesso esce Ionita. Siamo al 18° minuto di gioco, entra Tete. Tete ganese, come detto in precedenza, classe 1999, Joseph Tete si è messo in mostra nella passata stagione con la Primavera, allenata dall'ottimo Max Canzi, non è stato tesserato per problemi burocratici, lo hanno fatto in questa stagione, è stato portato in prima squadra, impressionato favorevolmente mister Rastelli, niente di strano che verrà inserito in pianta stabile magari in prima squadra, ma potrebbe diventare un punto di forza anche del centrocampo della formazione rosso-blu Primavera per la prossima stagione. Mentre c'è un problema
per il numero 15 Semenov. Rimane a bordo campo Semenov, si ripartirà con una rimessa in gioco con le mani. Murru per Chop di prima intenzione per Farias, adesso di prima intenzione ancora il tocco di Deiola. Il tocco prima di Chop era per il numero 33 Pajac, ancora rilancio lungo, ancora Marco Pajac che però viene anticipato da Gozjur, rilancio lunghissimo, Krajic di testa spedisce in far laterale. Seconda frazione di gioco meno spugneggiante per la formazione rosso-blu, ma ci sta visto i carichi di lavoro di questo inizio di preparazione. Faccio un saluto Gianni. Grande Bunari, grande Gianni. Mentre viene sostituito il numero 15. Ancora Muamadi sul lato di sinistra, riceve palla il numero 21 Kuziev. Ancora difesa del Terek, Grozny che fa girare il pallone. Palla centralmente. Palla che viene recuperata in un primo momento da Tete che va in pressing. Fasi adesso confuse di questa ripresa. Siamo entrati nel 21esimo minuto, palla dentro adesso per Chop che però non aggancia, pallone troppo lungo, non riesce a controllarlo. Ricordiamo che Chop ha disputato un'ottima stagione con Malaga in Spagna, in Liga Spagnola andato a segno molto spesso. Adesso bisogna vedere naturalmente il futuro di Chop, potrebbe restare al Cagliari come cambiare casacca, questo lo vedrà naturalmente la società rossoblu. Ancora Terek Grozny, Salamon va a controllare che la sfera termini sul fondo, lo fa in maniera egregia, si ripartirà con la rimessa dalla fondo per l'estremo difensore Rafael. Ancora Cagliari, Krajic, palla dentro, non riesce nel controllo, Pajac. Ancora formazione russa che riparte da fondo capo con Gozjur. Ancora Murru di testa, poi Krajic in ritardo, fa rimbalzare due volte il pallone. L'ultimo tocco però è del giocatore del Terek Grozny, fallo laterale ancora per la formazione rosso-blu. Murru, finta di Murru con le mani, ci ripensa. Adesso è Pajac che però si fa anticipare. Salamon col petto, pallone allontanato dall'area di rigore rosso-blu. Ancora Tete in pressing. Ricordiamo che il Cagliari dal 5 al 7 di agosto sarà ospite in Spagna per il torneo internazionale Maspalomas nelle isole del Gran Canaria. Si disputerà il torneo internazionale Maspalomas triangolare che vedrà impegnate, oltre naturalmente alla formazione rosso-blu, gli spagnoli del Las Palmas che partecipano alla Liga Spagnola e i portoghesi del Marittimo. Prima edizione di questo torneo fu addirittura datata a 1984. Hanno sempre partecipato tante formazioni europee, tante formazioni importanti come l'Ajax, il Bayer Leverkusen, per cui per il Cagliari un invito importante, una partecipazione che comunque attesta ormai l'importanza di questa squadra. Fuori Nicola Murru, positiva anche oggi la sua prestazione. Dentro l'altro terzino sinistro, vale a dire Russu, Marco Russu.
un giocatore sardo per un altro giocatore sardo, un prodotto del vivaio rossoblu per un altro prodotto del vivaio rossoblu. Ancora rimessa dal fondo con Rafael. 70° minuto di gioco in questa ripresa. 25 minuti già trascorsi. Ancora 1-0 per il Cagliari grazie al gol messo a segno da Marco Sau dopo 5 minuti di gioco. Abbondante. Calcio e punizione adesso per il Terek Grozny. Ancora formazione ospite pronta a battere palla dentro l'area di rigore. Russu controlla che la sfera termini sul fondo, ma c'è addirittura il fuorigioco fischiato ai danni del giocatore russo. Calcio in punizione ancora all'interno dell'area di rigore per il Cagliari. Rafael si appresta alla rimessa in gioco, lo fa in questo momento col sinistro, palla lunga nella zona di Chop che spizza di testa verso Payak. Ancora pallone allontanato da Goziur. Krajnc ancora di testa, prende posizione, poi Deiola, scontro con la testa tra due giocatori, uno del Cagliari e uno russo del Terek Grozny. Si rialza il numero 21 Kuziev. Ricordiamo che il direttore di gara è il signor Pietro Paolo, i due assistenti Pappalardo e Baldelli per questa amichevole. Rimane colpito invece, è sempre abbastanza dolorante, comunque abbastanza stordito Gianni Murani. Adesso arrivano i sanitari del Cagliari. Acqua anche per Kuziev, evidentemente scontro abbastanza duro nel centro del campo tra i due giocatori Munari e Kuziev. Deve uscire anche il giocatore russo. Russu con la rimessa in gioco con le mani, ancora Russu, palla dentro per Farias. Anzi no, è Payak che poi riceve ancora all'interno dell'area di rigore, c'è il tocco, calcio di rigore per la formazione rosso-blu, si procura il calcio di rigore, il no entrato, vale a dire il giovane Marco Payak. Sul dischetto va Farias, discutono lui e Chop. Farias anche nella scorsa stagione ha battuto più di un calcio di rigore trasformandolo. Palla sul dischetto dagli 11 metri, numero 17 Diego Farias contro Goziur. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara. Arriva in questo momento, parte Farias, la rincorsa e la parata dell'estremo difensore Goziur. Minuto numero 28 del secondo tempo, sbaglia Farias dal dischetto. Adesso calcio d'angolo per la formazione rosso-blu. Ancora palla all'interno dell'area di rigore, allontanata dalla difesa russa. Sfuma così il raddoppio per il Cagliari, sfuma il gol per Diego Farias. Sappiamo che gli attaccanti vivono per i gol, lo ha fatto anche nella scorsa stagione. Ancora Farias all'interno dell'area di rigore, cerca il doppio dribbling, viene fermato però dal numero 21 Kuziev. Ancora rilancio lungo, palla che termina la sua corsa in foro laterale, arriva Deiola. Ma arriva anche il numero 14 Russu. Ancora Russu con le mani, c'è libero Farias che riceve
Smista per Munari, il lancio di Munari troppo lungo però per il numero 36 Chop, pallone che termina sul fondo, ma una bella apertura di Gianni Munari che intendeva servire il proprio compagno di squadra, non è riuscito nella misura. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per Gozziur. Ricordiamo che qualche minuto fa ha respinto il calcio di rigore di Diego Farias, rimanendo così con il risultato di 1-0 per il Cagliari. Ancora Salamon, svetta di testa, insuperabile nel gioco aereo. Ancora la sovrapposizione di Muamadi, il cross, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore del Cagliari, la conclusione che termina sul fondo, c'è la deviazione però di Rafael. Ancora calcio d'angolo, palla sul primo palo, prolungata, non c'è deviazione da parte dei giocatori del Cagliari. Si ripartirà così con la rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per Rafael. Mentre passano i minuti, in questa ripresa, rilancio lungo, sfila via la palla, ma c'è il pressing di Marco Pajac. Rilancio sbagliato dell'estremo difensore russo. Palla che termina in fallo laterale. Sarà più dietro di te. Si aspetta il pallone. Arriva in questo momento. Rimessa in gioco con le mani. Arriva Farias che cerca di servire De Jola, ma riparte subito alla formazione russa. Ancora il Terek Grozny. Palla dentro, ma ottimo l'intervento in chiusura difensiva del giovane russo. Fallo laterale ancora per la formazione allenata da Rakimov. Ancora palla dentro, sporcata da Diego Farias, palla però arriva sui piedi di Muamadi, il contrasto con Tete, fallo laterale per la formazione ospite. Ancora Tete, non c'è il fischio per il fallo su Tete, poi sbaglia la giocata il numero 30 Grozav. Ancora Padoin, adesso è Farias che non riesce a saltare il diretto avversario, c'è il pressing anche di Pajac. Mantiene il posto di palla però la formazione del Terek Grozny. Ancora Grozny in posto palla, la zona centrale del campo, allarga sull'out di sinistra, sovrapposizione l'ennesima di questa partita per il numero 13 Muamadi. Ancora Krajinc di testa, allontana nella zona dove c'è Chop. È Chop che interviene di testa, supera il diretto avversario. Ancora Chop, il tunnel di Chop, pallone al limite dell'area, non riesce nella conclusione Chop, fermato da due giocatori della formazione russa. Ma ottima la giocata di Chop. Ancora Terek Grozny, pallone dentro l'area di rigore. Il controllo di Russu, poi la giocata ancora di Pajac che però viene fermato subito. 34 minuti trascorsi in questa ripresa. Cagliari 1, Terek Grozny 0. Ancora il cross, non riesce ad intervenire sul pallone il giocatore con la maglia numero 40, vale a dire Utsiev. Adesso un altro cambio.
Entra il numero 9. Va a dire Sadaev per il numero 23 Piriz. Ancora Rafael. La rimessa in gioco col sinistro tra i piedi del numero 33. E ancora il fallo su Pajac, che si è procurato il calcio di rigore, si è procurato anche questo calcio di punizione. Calcio di punizione per il Cagliari, dalla distanza potrebbe calciare Salamon. Infatti punizione a due sul punto di battuta, c'è Munari, vicino c'è proprio Salamon, due uomini in barriera, parte Salamon col destro, palla bloccata da Gozior. Chop costringe Gozior alla rimessa in gioco con i piedi, adesso Krajnc, ancora poi Tete, recupera per due volte il pallone, all'indietro ancora per Krajnc. Krajnc, il rilancio lungo, Chop non interviene, palla che scivola via tra i piedi dei difensori del Terek Grozny. Allargato ancora sull'audi destra, c'è la sovrapposizione ancora di Utsiev, viene fermato però il giocatore russo da Dejola, che poi sbaglia però il tocco verso l'interno del campo, ancora Dejola in pressing, palla recuperata però ancora dalla formazione rossoblu, si distende in fase offensiva, vediamo Farias uno contro uno, Farias il dribbling tentato non riesce a saltare il diretto avversario, viene ancora fermato Diego Farias, può ripartire così la formazione russa. 36 minuti e 15 secondi in questa ripresa, ancora Utsiev, c'è il numero 9, il neoentrato Sadaev, però palla recuperata ancora dalla Cagliari con Pajac. Tete, la finta di Tete che manda a vuoto il diretto avversario, cerca e trova Dejola, palla dentro di Dejola sbagliata, una via di mezzo tra Chop e Pajac, ancora Dejola di prima intenzione, Chop per Russu, il dribbling di Russu va via molto bene al diretto avversario, ancora Russu salta un secondo avversario, vale a dire il numero 62 Muslev, che aveva preso il posto di Semenov. Calcio di punizione ancora per il Cagliari sull'audi sinistra, doppio dribbling di Russu che mostra personalità ma anche piedi. Sul punto di battuta arriva il numero 33, il croato Marco Pajac, ma arriva anche Diego Farias col destro. La finta di Faria, a parte Pajac, pallone basso sul primo palo, allontanato dalla difesa russa. Ancora Russu con le mani, Munari la sponda, ancora Munari che riceve di spalle, viene pressato, pallone all'indietro, ancora per Rafael, può calciare di prima intenzione, lo fa col piatto, pallone morbido, intercettato ancora però dalla difesa russa che poi mantiene anche il posto palla in mezzo al campo. Pallone ancora all'indietro per Muslev, riceve l'estremo difensore Gozior. Adesso... ancora Tete, c'è la rimessa in gioco con le mani del, per il Cagliari, l'ultimo tocco è di Muamadi. Estremo difensore Gozior che come detto in precedenza
durante la prima frazione di gioco ha tenuto a galla il Terek Grozny con ottimi interventi, lo ha fatto anche nella ripresa andando a parare il rigore calciato da Diego Farias al minuto numero 28. Adesso ancora il Terek Grozny, ancora un pallone messo in mezzo, ancora un'ottima chiusura di Salamon. Palla ancora dentro l'area di rigore, la conclusione, Rafael respinge la conclusione sul secondo palo. Ancora il numero 19, Ivanov, le finte, c'è l'intervento di Farias, ancora Ivanov. Palla dentro, c'è l'intervento di Tete. Il cross, ancora Salamon di testa, non concede né centimetri né pallone alla formazione russa. Ancora Utsiev, il controllo, il cross sporcato ancora da Russu. Pallone al limite dell'area di rigore, non c'è il fallo, cercava il fallo Mitrishev, ma può ripartire subito il Cagliari. C'è Farias, non viene servito, viene servito Chop, il dribbling di Chop, ancora Chop si accentra, c'è il dribbling, calcio di punizione e il giallo per il numero 19, Ivanov. Calcio di punizione per il Cagliari. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questa ripresa. Cagliari 1, Terek Grozny 0. Sulla battuta vicino al pallone Tete, ma si allontana. Parte con il sinistro Pajak, ottima la conclusione di Pajak. Ancora un fallo della formazione russa. Ancora un fallo del numero 30 Grozav. Intervento deciso di Grozav. Calcio di punizione ancora per la formazione rossoblu. Ottima la battuta precedente del giovane Marco Pajak, che mostra di avere un sinistro particolarmente educato tra lui e Di Gennaro in questa stagione. Ci saranno sicuramente ottimi piedi per le punizioni. Ancora il cross all'interno dell'area di rigore, pallone che attraversa tutta l'area, non riesce Salamon nell'intervento, c'è la deviazione da parte della difesa russa, calcio d'angolo ancora per il Cagliari. 41 minuti e 30 secondi trascorsi in questa ripresa. Ancora calcio d'angolo per il Cagliari. Farias sul punto di battuta. Calcio d'angolo battuto, basso, non riesce Salamon nel colpo di tacco, non riesce neanche nella deviazione all'interno della rigore la formazione rosso-blu. Poi ottimo l'intervento di Russo in scivolata che ferma la ripartenza del numero 9, Sadaev. Fallo laterale ancora per la formazione russa, già rimessa in gioco, posizione centrale, palla sull'out di sinistra dove agisce l'onnipresente Muhammadi. Ancora Salamon, il controllo dopo l'ottima chiusura di Simone Padoin, palla dentro per Farias, troppo lunga, palla che scivola via in fallo laterale. Già rimesso in gioco dalla formazione ospite. Il lancio lungo ancora Russu, che però si fa prendere le spalle, ma poi ottima la chiusura del giocatore nato a Sassari, cresciuto nel settore giovanile rosso-blu. Adesso deviazione che permetterà a Rafael di rimettere in gioco la sfera dal fondo, lo fa subito verso Munari. Il dribbling di Munari al limite dell'area di rigore, c'è il fallo commesso ai danni del numero 26 rosso-blu. Si riparte ancora con Munari, pallone tra i piedi. Chop di prima intenzione per Salomon. La giocata ancora di Salamon viene intercettata però dalla difesa rosso-blu. Adesso ancora la chiusura di Russu. Palla fuori per il numero 95 Mitrishev.
Ancora Salamon di testa. Fa laterale ancora in zona d'attacco per il Terek Grozny. Palla dentro. C'è la chiusura ancora di Salamon, tutto regolare. Secondo il direttore di gara c'è il fallo poi sul numero 35 polacco. Calcio di punizione per il Cagliari, rimane a terra però un giocatore russo. Ancora in diretta qui da Peio, mentre arrivano anche i dati sui social, 2184 persone collegate in questo momento che assistono all'amichevole della formazione rossoblu. Evidentemente i tifosi del Cagliari, ma non solo, anche quelli russi, hanno apprezzato l'iniziativa della formazione rossoblu con il supporto di Eia TV per mandare in diretta la prima vera amichevole della formazione nata da Rastelli, da mister Rastelli, per cui tanto entusiasmo per il ritorno in Serie A di De Sena e compagni, lo si vede e lo si nota anche dai contatti che riscontriamo noi online in questo momento. Ancora a De Iola che allontana Farias. Ancora il Cagliari, il cambio di gioco, lancio lungo per De Iola. Si impegna De Iola per mantenere il pallone in campo, il pallone in campo, palla che però termina sul fondo in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per la formazione russa. Siamo già un minuto oltre il tempo regolamentare. Ancora formazione russa in posto palla. Siamo al limite dell'area di rigore, il pallone dentro, Rafael blocca con sicurezza la conclusione del numero 24, che ovviamente, come ho detto in precedenza, non possiamo sapere chi è perché non risulta nell'elenco ufficiale. Calcio d'angolo però per la formazione ospite, si aspetta soltanto il fischio finale del direttore di gara, il signor Pietro Paolo, per questa amichevole. Seconda amichevole stagionale del Cagliari. Ancora calcio d'angolo, pallone allontanato da Russu. Poi c'è l'intervento di Ivanov, palla ancora giocata dalla formazione russa con Muamadi, pallone all'indietro. C'è il pressing di Diego Farias. Ancora un pallone giocato in avanti, c'è la conclusione alta sopra la traversa da parte degli attaccanti russi, ma arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, il signor Pietro Paolo, che sancisce la vittoria in questa seconda amichevole in Val di Peio del Cagliari dopo il 16-0 in un test meno probante ovviamente contro il Pieve di Bono. Arriva il successo molto più confortante, molto naturalmente più indicativo contro una formazione della massima serie russa che ha perso soltanto per 3-2. Nei giorni scorsi contro la Roma. Arriva la vittoria per 1-0 grazie al gol messo a segno da Marco Sau al quinto minuto. Siamo in chiusura, un ringraziamento naturalmente al Cagliari Calcio e a Eia TV da Alessandro Carta. Naturalmente appuntamento per i prossimi impegni della formazione cagliaritana.